Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento di Encuentro Operazione Garibaldi, che è un festival online che realizziamo noi di Encuentro, che è giunto, diciamo, in questa edizione speciale alla settima edizione, e in collaborazione con il Fondo Economico della Cultura del governo messicano, animato e illuminato anche direi dal grande Paco Ignazio Taibo II, che è un grandissimo amico di Encuentro, che ci consente anche in questo anno così difficile, direi anche, ahimè, così drammatico, di ritrovare i nostri appassionati di letteratura. Abbiamo oggi tra di noi un grande scrittore messicano che è ben noto al pubblico italiano, Juan Villoro, che ringrazio per essere intervenuto. Villoro, oltre ad essere un grande scrittore, è uno dei maggiori scrittori messicani, è anche un grande appassionato di calcio, al quale ha dedicato due libri, Il Ballon Dividido e Dios es Redondo, e sarà molto interessante parlare con lui di letteratura e di calcio. Ci sono poi Giancarlo Dotto, che è una delle più raffinate penne del giornalismo sportivo italiano, dicevo oggi con Lelia Dani, che è il terzo nostro grande ospite, che forse Giancarlo spesso sembra uno scrittore prestato al giornalismo. E questo è consolante in un panorama italiano del quale che è un argomento, è il primo argomento che vorrei trattare con Juan, e che è questo. Diciamo che per molti scrittori, per molti intellettuali, occuparsi di calcio in passato era come una deminuzio, era come occuparsi di qualcosa di poco importante, di qualcosa di un po' di superficiale. Devo dire la verità, io stesso che avevo, diciamo, spocchia un po' intellettuale e intellettuale progressista, che è la peggiore specie che esiste, all'inizio ero molto arrabbiato con me stesso per questa passione irrefrenabile che avevo per il calcio da giovane e che mi obbligava a passare tantissimo tempo a guardare il calcio da tifoso fanatico di una squadra di Serie A e anche come appassionato. Dopodiché ho letto. Il mio modo sono diventato in pace con me stesso quando ho letto Osvaldo Soriano prima di tutti e poi Edoardo Galeano, che ebbi anche la fortuna di portare a Perugia e fu una serata magica. Qual è quindi l'atteggiamento della letteratura nei confronti del calcio e qual è forse la differenza tra l'atteggiamento della letteratura sudamericana rispetto a quella europea? Tante grazie, Rocco. È vero che è stato difficile per gli scrittori latinoamericani di parlare di calcio senza avere uno sguardo un po' complesso, perché per molta gente il calcio appartiene al popolo in un senso volgare. Per esempio, Jorge Luis Borges ha fatto dei commentari ironici sul calcio, dicendo che questa era come una religione molto bassa, volgare, eccetera. Il poeta colombiano Alvaro Mutis ha detto: lo stadi burdelli della gloria, no? Allora, per molti intellettuali diventare un tifoso era avere un legame con questa volgarità del popolo. Ma io mi ricordo molti anni fa che ho letto un testo di Pierpaolo Pasolini sulla finale nel Mondiale dal Messico nel 1970, la finale tra Brasile e Italia, e questo testo era meraviglioso perché parlava di un calcio di poesia contro un calcio di prosa. Naturalmente la poesia era la poesia del Brasile, no? E per me, io avevo 14 anni in questo mondiale, allora era molto importante di avere una spiegazione di questa magia della squadra brasilera, no? Messico aveva avuto una sconfitta terribile contro l'Italia. Per me
questo rimane un dramma nella mia vita, perché noi abbiamo la speranza di diventare non campione, ma di fare qualcosa di meglio, di meritare di più in questo mondiale. E allora Gigi Riva ha trovato, io non mi ricordo esattamente, ma tre volte, no? La nostra meta. Allora, terribile, la sconfitta è stata 4-1. Allora, questo testo di Pasolini è stato per me un testo inaugurale di questa riflessione. Poi ho saputo che Pasolini giocava il calcio e non aveva questo complesso di trovare la passione per il gioco come parte della sua riflessione intellettuale, perché questo testo non era una cronaca, era una riflessione proprio semiotica, era una riflessione molto profonda. E allora poi noi abbiamo questa meravigliosa generazione di scrittori latinoamericani, e tu hai parlato di Osvaldo Soriano, Edoardo Galeano, e questa generazione, per dire di un modo, è stata la generazione che ha autorizzato a noi scrittori che venivamo dopo di parlare dal calcio senza questo complesso di avere un legame con la parte più oscura, volgare della società. Perché io penso che se qualcuno voleva capire qualcosa accade nel nostro tempo, doveva sapere come la gente disfrutta questo tempo, come la gente si interessa in una diversione di questo tempo, e penso che il calcio è un buon modo di sapere qual è la gioia della gente nel nostro tempo. Naturalmente si può parlare anche di molti problemi sociali, economici, eccetera, tra il calcio, ma questa è la mia visione del legame letteratura-calcio all'America Latina. Il modo in cui gli scrittori sudamericani affrontano il calcio è veramente particolarmente suggestivo, diventa immediatamente poesia, molto al di là, diciamo, delle storie di campo, no? Io appunto tornavo a Soriano e a alcuni suoi racconti. Noi abbiamo anche ospitato al festival una drammatizzazione del suo famosissimo racconto, il più importante, il rigore più lungo del mondo, ma anche le storie di Soriano, quando raccontava che lui giocava centravanti nel Cipolletti e raccontava episodi come, per esempio, lei è stato un grande difensore centrale, ma raccontavano, diciamo che per esempio in Argentina soprattutto il fair play non è mai stato un concetto troppo importante. Raccontava di come un difensore centrale entrasse in campo con uno spillo e che nel momento in cui arrivavano i cross, l'allenatore gli consigliava di pungere il centravanti nel momento in cui andava a staccare, per poi naturalmente fingere totale innocenza. Erano tutti episodi molto letterari, e anche scorrendo alcune cose che hai scritto tu, Juan, mi pare che siamo un po' in questa poetica del calcio sudamericano, no? Ho letto alcune domande che fanno un po' da prologo ad uno dei tuoi libri sul calcio, no? Era una serie di domande che soltanto un sudamericano potrebbe porsi. La prima era: perché un pallone impiega un mese per arrivare a destinazione? Un'altra era: perché gli ungheresi hanno un senso più filosofico della sconfitta rispetto ai messicani? E un'altra ancora: è possibile che due giocatori di diverse epoche segnino nello stesso modo il miglior gol di tutti i tempi? E l'ultima, forse la più bella, è la domanda: se i morti giocano a calcio? Ecco, questa vostra capacità, diciamo, affabulatoria, questa vostra capacità di creare dei miti, io l'ho ritrovata molto anche nei tuoi testi. Tante grazie. Io penso che non si può interpretare il calcio senza una dimensione culturale, perché ogni paese ha delle caratteristiche molto interessanti che parlano non soltanto di qualcosa che accade
nello stadio, che parlano di una tradizione molto complessa. Per esempio, per parlare del calcio italiano, per noi rimane un mistero questa situazione dal fantasista, no? Questo giocatore che è l'eccezione nella squadra. Io mi ricordo al Mondiale del 70, per esempio, che Italia aveva due fantasisti meravigliosi, Gianni Rivera e Sandrino Mazzola, ma non giocavano insieme. Per Brasile era normale di avere quattro fantasisti in campo, ma per l'Italia era un'altra tradizione. E mi ricordo anche, per esempio, questa figura meravigliosa, misteriosa di Elenio Herrera, no? Forse il primo allenatore che ha fatto che lo Spogliatoio è diventato come una chiesa, come un luogo mistico, e ha fatto credere alla gente che l'allenatore forse il più importante giocatore non sta in campo, no? Ma questa mistica dell'allenatore è meravigliosa, e noi non abbiamo questo al tempo questa idea dell'allenatore come un artista, come un autore della vittoria, no? E allora nostra tradizione, la messicana, aveva un legame molto stretto con la sconfitta, perché noi non abbiamo questa opportunità di avere una squadra forte, poderosa, che può diventare campiona, no? Allora, questo questo è molto, molto importante per capire che il tifoso messicano non pensa nel gioco stesso, pensa nell'opportunità che il gioco gli dona di fare una festa nello stadio. Allora, il protagonista più importante del calcio messicano è il pubblico, perché il pubblico diventa il protagonista più importante di una gara che non aveva un trionfatore e il nostro. Il trionfatore normalmente è l'altro. Allora noi tifiamo con molto sforzo per essere essere un protagonista alterno al gioco. Allora questo è difficile di capire, perché noi abbiamo un legame che io penso inquebrantabile con la nostra squadra, che è destinata alla sconfitta. Allora, questa è una tradizione diversa della tradizione tedesca, per esempio, no? O della tradizione dal Brasile o dall'Argentina. È molto diverso. Allora, il componente culturale penso che è una chiave per capire come questo stadio può essere pieno di gente che sappiano in avanti che i suoi giocatori potrebbero avere una terribile sconfitta, ma rimangono nello stadio, no? E questa è la contraddizione del pubblico messicano, che per esempio ha un legame molto similare alle reazioni di un pubblico come il colombiano o il ungherese. Guarda, Juan, mi hai fatto un assist degno di uno dei miei idoli, Evaristo Beccalossi, perché veramente con il passo proprio a Giancarlo, questa relazione, no? Questa relazione direi quasi sacrale tra il pubblico ed il gioco, il pubblico e i calciatori, l'importanza del pubblico per dare un'anima al calcio, e in questi tempi così difficili nei quali il pubblico non c'è negli stadi, Giancarlo. Sì, guarda, intanto volevo molto stimolante questa conversazione. Non vedo l'ora di ascoltare anche lei, al quale tra l'altro ho da rivolgere almeno una domanda.
Volevo soltanto fare due postille a proposito di quanto detto da voi, a proposito di quanto detto da Juan. Sicuramente ha fatto benissimo a citare Elenio Herrera, il quale ha per la prima volta incarnato la figura dell'allenatore demiurgo, dell'artefice, cioè tutti gli allenatori da Herrera in poi devono qualcosa, un tributo a lui. Herrera non era un allenatore, era una specie di stregone che sapeva entrare nella testa dei giocatori, sapeva convincere anche il più modesto dei giocatori, questo lei lo sa bene, di essere superiori a quello che in realtà era. Per quanto riguarda invece la questione del tifoso, beh, insomma, io quando mi si dà del giornalista che si occupa di calcio, mi nervosisco e la faccia diventa buia, ma non perché per il calcio, ma per il giornalista, nel senso che io considero occuparsi di calcio un'attività estremamente, estremamente interessante, perché il calcio, da come calcio, lo vedo io, il calcio da come lo vedo io è, adesso c'ho un forte ritorno audio, un eco. Non so se possiamo correggerlo. Comunque, per me il calcio è racconto di miti, per me il calcio è racconto. Quando nella mia vita incrocio quel gran genio di Carmelo Bene, e probabilmente arrivo giovanissimo a questo incontro pensando anch'io che l'occuparsi di calcio, di sport fosse una cosa minore, mi rendo conto che lui, ripeto, un genio assoluto, quando doveva svagarsi in modo nobile, il suo modo di svagarsi era quello di arrivare a casa mentre magari io lo aspettavo e di rappresentarmi, proprio dal punto di vista mimico, rappresentarmi le grandi gesta dei campioni del calcio e non solo, anche del tennis. Cioè lui mimava esattamente quello che poteva essere il gesto del fuoriclasse di Van Basten dell'epoca, per il quale stravedeva, eccetera. Quindi il calcio è mitologia, e se Dio, come si suppone, è un artista, cioè colui che plasma la materia, evidentemente il mito è quanto di più vicino, quanto di più verosimile alla figura di Dio. Per tornare al discorso dei tifosi e del pubblico, è chiaro che, specialmente di questi tempi, con il calcio deserto, il calcio senza festa, come possiamo tradurre in termini comprensibili questo senso di smarrimento, di perdita, quasi della cognizione di fronte al cospetto di stadi deserti, di questa fonica da oltretomba, di questo scenario fantasmatico? Evidente che il calcio, a differenza di tutto il resto, deve scherzare con il fuoco. Scherzare con il fuoco significa scherzare con quello che lo alimenta, che è la passione del tifoso, che è la festa del tifoso. Io sento dire spesso il calcio così è un calcio senza anima. No, io dico che un calcio così è un calcio senza corpo. E parlo proprio del corpo dei tifosi, proprio della fisicità dei tifosi. Faceva Juan l'esempio perfetto, no? del mondo latinoamericano, ma anche qui Lele può dirci cose assolutamente illuminanti, visto che lui non solo da commentatore, ma anche da tifoso, poi sarà lui a dirlo, frequenta quei catini bollenti, quei catini surriscaldati. Insomma, non c'è calcio senza la sua malattia, e la malattia del calcio è il tifo, sono i tifosi. Non c'è calcio senza il corpo esultante e sofferente dei tifosi. Il calcio si fonda essenzialmente, per come lo vedo io, si fonda essenzialmente sul racconto dei miti, ma si fonda essenzialmente su un transfert amoroso. E cos'è l'amore verso il giocatore? Ha citato Juan prima Gianni Rivera, che è stata la mia passione giovanile, altre poi ne sono venute dopo. Ma cos'è questo transfert amoroso? E chiaramente è il traslato simbolico di una pulsione sessuale. Il calcio è questo, è pulsione sessuale che trova nell'amore che cosa? Trova nell'amore l'alibi per fissare il suo sguardo su un giocatore amato. Sono tutte forme trasferenziali che però fanno capire quanto il calcio sia un fenomeno molto vicino a quello religioso. Penso che il nostro cervello sia fatto per ascoltare storie e per raccontare storie. Questo lo si vede quando sei bambino,
l'unico modo per tacitare le tue angosce, per indurti al sonno, è contro una favola. Credo che alla fine questo noi siamo rimasti, che il calcio da questo punto di vista è una fabbrica continua di stupori e di favole. Bene, grazie mille Giancarlo. Quindi ha creato molte aspettative sul tuo intervento, Lele, Giancarlo. Come ha reagito di Ronaldo all'Inter nel 98, nel 97-98. Rocco, cosa vuoi che aggiunga a questi due interventi che sono completi, passionali, profondi, di vita, di storia, di realtà? Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, un piacere essere qua con Giancarlo, un piacere essere qua con Juan, è un privilegio. Io posso portare quella che è la mia esperienza, che è quella del mio lavoro e della mia passione, che è quella di mescolare tutto quello che ho nel cuore, nel sangue, nella testa, a quello che posso dire con la voce, raccontando quello che vedo ogni giorno, quello che mi guida, e quello che cerco, quello che a volte mi stordisce, mi ubriaca, e che pensa, davanti a tutte queste sensazioni non mi fa mai perdere però la lucidità. Forse perché è una grande forma di rispetto che ho nei confronti del calcio. Se tu ami una cosa non puoi non rispettarla, non puoi non approfondirla, non puoi non farti guidare dalla sua magia, anche dalla sua profondità, e non puoi, nel momento che interagisci con le tante persone, io dico sempre che il calcio è forse la cosa che più di tutte le altre è di tutti. Il calcio è totalmente inclusione, non esclude nessuno, unisce sempre, unisce anche nelle differenze, nei confronti, nei dibattiti, e alimenta, se vogliamo, e rivela debolezze, e tira fuori i nostri, diciamo, difetti che pensiamo anche di non avere. Se tu ci pensi, tutte le categorie, i ceti sociali, le differenze di provenienza, le etnie, e il sesso, tutti siamo uniti nei confronti del calcio, e quando ci uniamo nel dibattito calcistico tiriamo fuori lati di noi che non pensiamo di avere. Ci sono i più grandi professionisti che davanti a una partita persa o davanti a una vittoria sperata, davanti a un'emozione, davanti a una prodezza della sua squadra, dei suoi giocatori, perdono totalmente le staffe, ma ben venga. Cioè, è concesso di essere diversi o di essere altre persone rispetto a quello che si è abitualmente o settimanalmente, in nome di una delusione o di una gioia del calcio, perché in fondo il calcio ci rivela, tira fuori qualcosa in più da noi e ci permette di andare ad accoppiarci, a trovarci con ogni tipologia di persona. Siamo tutti uguali nei confronti del calcio, mettendo in evidenza le nostre diversità. Quindi io penso che quando tu ami una cosa, la cosa che porta di conseguenza è approfondirla, rispettarla, entrare nelle pieghe più profonde. Questo è quello che cerco di fare io. E facendo questo mi sono ovviamente lasciato totalmente guidare dal mondo del Sud America, e con vocazione, perché io ripeto, io sono diventato tifoso del River Plate da grande, e secondo me quando ami da grande ami di più, perché ami in una maniera lucida, riesci ad essere profondo, appassionato, riesci a perdere la testa partendo però da un momento di lucidità. Quando ti innamori di una donna a età avanzata, non è che perdi l'entusiasmo di quando sei adolescente, però l'ami in una maniera più lucida. Mi sono innamorato del River Plate grazie a un mio ex compagno di squadra, che tra l'altro, e qua vado, diciamo così, nel terreno di Juan, ha vinto tutto con la Chivas di Guadalajara, perché parlo di Matias Almeida,
e credo che gli piacerebbe averlo come allenatore nel Necaxa, perché potrebbe dare un contributo. E quindi quando l'ho seguito e sono andato in Sud America, ho seguito gli allenamenti del River Plate, mi sono lasciato travolgere dalla magia infinita, indescrivibile, se non la vedi di persona, del super classico tra Boca e River, l'ultimo, quello del 2018, quello che è stato probabilmente la coppa più importante della storia del calcio, l'ho seguito di persona. Sono andato in Sud America nei due giorni, sabato e domenica, che non si è giocato il Monumentale, poi sono andato a Madrid. Voi pensate cosa è riuscito a fare il calcio? È riuscito a assegnare una coppa sudamericana in Europa. Poi, che ce ne frega noi se c'è dentro la politica? Cosa ci interessa? Non è il punto quello. Questo non ci può riguardare a noi. La verità è che noi rincorriamo il calcio come degli innamorati che ogni settimana, ogni giorno rinnovano questo amore. E arriviamo alla famosa questione di cui parlava anche Juan all'inizio, che della sconfitta, no? C'è un grande maestro che penso che sia il mio grande modello, che è Marcelo Bielsa, che Juan conosce, che ci insegna come la sconfitta sia ingannevole, cioè la vittoria sia ingannevole, la sconfitta formativa, perché ti fa entrare in un meccanismo di crescita interiore, un meccanismo di valori, di perdizione, di confronto interiore con te stesso e con i tuoi simili, no? Per cercare di capire una cosa che in fondo devi accettare, ma nel nome del calcio ti tormenta, ma che però probabilmente ti rivela di più in quello che sei, mentre la vittoria copre anche un percorso di un certo tipo. Io penso che Bielsa sia la persona attualmente al mondo che avvicina più, da un punto di vista valoriale e tecnico, il calcio alla gente. Il calcio giocato, il calcio dei protagonisti, è assolutamente una guida. Ci sono tante cose che mi insegna Bielsa e io cerco di divulgare quello che è il suo messaggio, perché il profondo senso di rispetto, il profondo senso di attenzione, passione che cerco di mettere nel racconto, nella descrizione di un evento, di una preparazione o di un resoconto di una partita o di un percorso calcistico, mi fa avere sempre un grande, grande senso di rispetto e questa cosa la posso dire tranquillamente. Io penso che il calcio mi ha migliorato come uomo. Il calcio mi ha migliorato molto come uomo. Quando si dice che una metafora della vita è impreciso, è vita. Il calcio è totalmente sociale, non è un gioco, dal mio punto di vista. È una guida per quello che mi riguarda. E ogni volta che si parla nel nome del calcio, anch'io mi lascio andare e mi snaturo, ma perché ci tengo con tutto me stesso a rispettarlo ed onorarlo. Poi rispetto anche come si pongono tutti nei confronti del calcio, ma non mancherò mai di fare il mio compito, diciamo così, quello che sento come una missione, dare tutto me stesso. È debordante la passione che ha Daniele per il calcio, che ha Lele per il calcio, e che veramente si avverte proprio. Buca anche lo schermo, anche se siamo lontani. Tra l'altro ha fatto riferimento, io faccio due citazioni veloci per il festival. Noi abbiamo avuto come primo ospite Angel Cappa, che è stato uno straordinario allenatore, molto, lui in quel caso anche molto legato politicamente alle questioni metacalcistiche. Lui venne a Perugia, tra l'altro lui è originario di Perugia, per cui fu la prima volta che venne allo stadio, che venne a incontro visitando la città da cui proveniva. E la cosa che, con cui esordì, mi disse: oggi, se volete, parliamo di calcio o di cose meno importanti come la vita. Questo fu l'esordio di Cappa. Mentre due anni fa venne Bielsa, appunto, a Perugia, io riuscii a farlo venire in un modo un po'... Gli presentai il festival sul piano prettamente culturale, non gli dissi che io ho qualche collegamento con il calcio, perché quando glielo dissi poi all'arrivo mi disse: se avessi saputo che in qualche modo sei legato al calcio non sarei venuto, perché lui ha una propria idiosincrasia nei confronti del calcio dal punto di vista mercantile e commerciale. Però furono dei giorni molto, molto intensi. Bielsa fece un memorabile intervento sull'importanza, dicendo che il giocatore più importante della squadra è il giocatore più debole, meno dotato.
e che la, se la squadra riesce a garantire la piena solidarietà al calciatore meno dotato, significa che il gruppo diventerà granitico. E fece un intervento straordinario a Perugia, si fermò anche 2 giorni, tra l'altro Lele e io, che non sono né appassionato né esperto di tattica, mangiando con lui per 4 volte, mi continuava a scrivere sul tovagliolo gli schemi, i 10 tipi di schemi che secondo lui esistono, mi pare dicesse, nel mondo del calcio. Era veramente un personaggio fuori dal mondo, che io ho conosciuto tra l'altro grazie ad un altro personaggio fuori dal mondo del calcio, fuori dal mondo del mondo del calcio, che è anche un mio grande amico da più di 20 anni, che è Walter Sabatini. Che Camus disse una volta che tutto ciò che sapeva della vita lo doveva al calcio. Io dico che tutto quello che so del calcio, e non è tanto, però l'ho imparato da Walter, e da questo punto di vista, non ho dubbi. Con Lele poi sarà più importante fare un discorso anche un po' più, tra virgolette, prosaico, relativo al modo in cui si è evoluto il modo di raccontare il calcio nei media, perché oggi evidentemente i media, forse molto di più dei giornali, oggi c'è un giornale che è il Corriere dello Sport, che grazie a Giancarlo e a poche altre penne si è trasformato, secondo me, veramente in un giornale, ha fatto una scelta molto azzeccata, che è quella di diventare una sorta rivista, tra virgolette, di commenti profondi, di commenti poetici, di commenti complessi sul calcio, di riflessioni non banali. I giornali che ancora si ostinano a occuparsi di cronaca vengono inevitabilmente sovrastati, inevitabilmente asfaltati dalla velocità degli altri media. Tornando a te, Juan, che sappiamo appunto essere tifoso del Necaxa, un altro spunto interessante, che è un discorso che ho spesso fatto anche con Sabatini, era riferito anche alla penuria di talenti che si ha ciclicamente in certi paesi, ma lui era particolarmente critico in quel momento con l'Italia. Parto da una citazione che tu hai fatto di Tolstoi, che diceva: nelle famiglie felici non nascono romanzi. E tu dicevi che allo stesso modo forse dalle famiglie felici non nascono grandi geni, grandi calciatori. È un po' questo, no? Il rapporto tra genio e sofferenza, tra voglia di riscatto e grandezza della persona. Sì, io penso che l'Olanda, per esempio, è troppo felice per diventare campiona del mondo, no? Perché è un paese che ha la gioia della sua vita, e non è così importante di avere questa compensazione che rappresenta il calcio, no? Soltanto qualcuno che ha saputo conoscere il dolore può anche conoscere la gloria. Questa è una paradossa che penso che è applicabile all'arte, ma anche al calcio. Giancarlo parlava del tifo come la malattia necessaria del calcio, e penso che questo è vero, no? Noi abbiamo adesso questa situazione fantasmatica in cui una gara si sviluppa in uno stadio vuoto, e questa è una contraddizione terribile. A Sud America si parla molto spesso del pubblico come il giocatore numero 12. Allora, il pubblico è molto importante, decisivo per lo sviluppo della gara stessa. È come un vento che può fare che il pallone fine in rete, no? Il grido dei tifosi, no? E questa arma invisibile che è molto importante. Parlando con Daniele Giancarlo può capire che la parola è molto importante per il calcio, perché una cosa è guardare una gara, ma è da solito più piacerevole di parlare su questa gara,
Allora, noi possiamo parlare forse 2 ore su una situazione molto piccolina in una, che ha stato possibile in una gara. E Daniele parlava anche di un aspetto che mi pare molto interessante, l'inclusione. L'inclusione nel calcio. E penso che questo è anche legato al corpo, perché si può essere basso e un po' grasso e diventare Maradona. Questo è forse l'unico sport che permette questa situazione democratica del corpo, ma dobbiamo avere le altre caratteristiche. E Rocco e Daniele hanno parlato anche del grande Marcelo Bielsa e il suo nome di guerra in spagnolo è il loco, il pazzo, il matto. E questo penso che è anche paradossale, perché non è una persona che allena contro la ragione, ma è così appassionato per il gioco, ha questo piacere per il gioco stesso, non tanto per il risultato, che per alcune persone diventa una figura difficile di capire in questo sport dove il trionfo è tutto. Allora è una figura romantica e penso che questi allenatori come Marcelo Bielsa o per esempio Pep Guardiola siano dei figure forse di un altro tempo, sono anche dei figure più rispettabili per questi tifosi come io, forse come Daniele, anche Giancarlo, che considerano che il calcio è una possibilità del trionfo, ma il trionfo non è tutto, la vittoria non è il più importante, il più importante è il gioco stesso. Capire questo penso che è un piacere che non si può avere molto subito. E Daniele parlava dell'amore e dell'amore nell'età adulta e come un amore più razionale e penso che anche sfruttare del gioco stesso come un piacere che non ha come un risultato necessario il trionfo è anche qualcosa che si può apprendere nel tempo. Allora è qualcosa che per me è la più importante, giocare come gioca una squadra di Bielsa e si diventa campiona meglio, ma si ha una sconfitta, questa sconfitta aveva, penso io, un valore onorabile. Questo onore della sconfitta che si può sopportare perché si ha giocato bene è anche molto importante. Non ci sono dei eroi senza pubblico, ma il pubblico doveva anche capire che si può essere un eroe nella sconfitta. Che ne pensi, Giancarlo, di questo punto di vista, che mi pare un po' minoritario, per dire la verità, nel tifo, nella mentalità italiana? Sì, assolutamente minoritario. Non dimentichiamo che la Juventus, la squadra italiana più vincente in assoluto, ha il suo canone, è questo: l'unica cosa, vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. Il vincente seriale, il vittorioso seriale, in realtà si traduce in un perfetto idiota. Questo cosa vuol dire? Non voglio dire che siano tutti idioti alla Juventus, ma certamente chi arriva alla Juventus, che è una persona, rischia di diventarlo a causa di questo dogma. Io contesto che la sconfitta, contesto la distinzione tra vittoria e sconfitta, che la sconfitta sia istruttiva, nel senso che la sconfitta non è affatto una sconfitta.
nella sconfitta, nel momento in cui tu ricavi una lezione, se voi parlate con tutti i giocatori che hanno stravinto nella storia, con tutte le persone, usciamo anche dal calcio, che hanno stravinto nella storia, e vai a chiedere, e vai a sondare nella loro psiche, nella loro memoria, che cosa ricordano, si ricorda sempre, a cominciare da noi, facessimo un sondaggio tra noi quattro, cosa andiamo a ricordare? Andiamo a ricordare le sconfitte, perché nella sconfitta c'è un appuntamento che è l'appuntamento della vita, perché la vita è di per sé sconfitta, ma diventa un altro concetto che contesto è quello che abbina il genio alla sofferenza. La sconfitta è un momento esaltante, perché è il momento in cui tu puoi raccontare, e se il rancotto è esaltazione, è euforia, ecco che la sconfitta diventa materia esaltante, materia di euforia, non di sofferenza o di tristezza. Si parlava di Bielsa, beh, per esempio Lele è sicuramente un po' folle, insomma, non ho dubbi. Io Lele Adani lo conosco non prima, lo conosco guardandolo da spettatore, e vedo che cosa? Vedo la sua incandescenza rispetto a tutti gli altri. Gli altri sono una specie di esercito di androidi che tutti uguali, che cercano un po' di, in assenza di un pensiero, cercano sempre di rifugiarsi in quel comodo rifugio che è la tattica, io li chiamo tatticoinomani, per cercare di darsi un assetto. Lele ha questa ammirabile capacità, l'ha detto lui, ed è giusto dirsi le cose da sé, visto se gli altri non te le riconoscono, ma io per esempio l'ho riconosciuto Lele. Lele ha questa capacità assoluta di combinare lucidità e passione, che è veramente una cosa molto rara, per esempio io non ci riesco quasi mai, nel senso che sono o appassionato o sono lucido, quasi mai. Quando parlava Juan di follia e di Bielsa, ecco che tocca un argomento fondamentale, perché cos'è il fuoriclasse, cioè quello che sta fuori dalla classe? È esattamente uno che crea all'interno di un mondo complesso, quello del calcio, crea il suo mondo. Per me il vero folle del calcio, della storia del calcio, non è tanto Maradona, che è più una follia simulata, ma è Messi. Messi nasce folle. Il calcio di Messi, che per me è il calcio, il non plus ultra del calcio, è il calcio dove l'atto precede il pensiero, l'intenzione, è un calcio di pura follia. Lui stesso è palesemente un folle, chiuso nel suo mondo autistico. E quando lo portano fuori da questo suo mondo, Messi diventa stranamente un giocatore più normale. Quindi sicuramente viva la follia, ma non per un'esaltazione retorica della follia, ma perché la follia ti consente, come consente ad Adani, come consente a Messi, probabilmente anche un po' a me, ti consente di creare il tuo mondo, e quando tu crei il tuo mondo sei in fondo anche tu artefice. Allora, siccome stiamo andando velocemente verso la fine, diciamo, dopo diciamo mezz'ora abbondante di dimensione passionale, di dimensione onirica, di dimensione folle, tra virgolette, io vorrei anche parlare un po' in modo più razionale con Lele, e coinvolgere anche naturalmente voi due, perché non possiamo, diciamo, nasconderci dietro ad un dito, e sappiamo bene che il calcio è molto cambiato e sta cambiando in maniera vertiginosa in questi ultimi anni, perché è diventato sempre di più un'industria, e l'accelerazione spaventosa che ha avuto negli ultimi anni è dovuta all'ingresso di proprietà straniere in gran parte dei club europei, con l'eccezione della Spagna, nella quale sono entrati in squadre di secondo piano, tranne il Valencia, e che si sta accelerando ulteriormente adesso con l'intervento dei fondi. I fondi di investimento, i cosiddetti private equity, sono dei giganti che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Io ho anche collaborato un po' con loro, conosco bene, quindi ne conosco bene la filosofia. Sono senza anima, il loro obiettivo è solo fare profitto, tanto che sono in totale disaccordo, per spirito di lealtà e di giustizia, nel senso che è difficile attribuirsi la competenza e la conoscenza di dire chi è fenomeno e chi non lo è, e fare di tutto un erbo un fascio sul
diciamo così, la modernità del racconto, perché io per esempio non credo nemmeno di essere troppo capito da chi mi sceglie, quindi non penso di essere scelto perché dei conti telematici hanno detto che messo lì funzioni di più o un altro che messo da un'altra parte funziona di meno. Io credo che il lavoro che uno fa su se stesso è legato a degli aspetti, secondo me, che oggi come oggi non possono mancare, non dovrebbero mancare, che secondo me mancano in tante persone che fanno il mio lavoro, che sono la conoscenza, che sono l'analisi, che è la cosa più importante del calcio, che è la vera differenza dagli anni Ottanta, per esempio. L'analisi è fondamentale, perché se io voglio parlare di Guardiola, che ha assolutamente una visione romantica, quindi anche qua ti devo contraddire, del calcio. Guardiola è talmente romantico che infatti attribuisce come a Bielsa il suo vero maestro, cioè il titolo di maestro. Perché Guardiola parte dal lavoro, non parte dai soldi. Poi coi soldi può prendere Stones, può prendere Ruben Dias, può prendere Bernardo Silva, può scegliere De Bruyne. Però permette anche, grazie al lavoro, di trasformare Zinchenko in mezzala, e Joao Cancelo in quinto a sinistra, e Rodrigo o Fernandinho lo mette in mezzo ai centrali difensivi. Quindi questo è lavoro. Il lavoro non lo compri con i soldi, ma vuol dire investimento di tempo, di passione, è quello che faccio io. Se io ieri sera in un programma TV devo parlare delle nazionali che giocano contro l'Italia e l'Europeo, io lo so che gli stessi che criticavano Mancini dandogli dell'irrispettoso perché chiamava Zaniolo senza una presenza di Serie A, adesso dicono che Mancini è il miglior tecnico al mondo perché ha chiamato Zaniolo senza avere una presenza in Serie A. Ma io, che ragiono nel mio lavoro come Mancini nel suo, non posso stare dietro né alle mode, né ai tempi che corrono, né a chi dice una cosa o chi dice l'altra, o chi deve dire oggi una cosa per dire l'opposto domani perché è interessante. Io devo studiare Zaniolo, come devo studiare come gioca il Belgio, come gioca l'Inghilterra, come continua a giocare la Spagna, come è forte la Germania anche se ha preso 6 gol, il talento del Portogallo. Io ho bisogno di partire dall'analisi. L'analisi è la cosa più credibile. L'altra cosa, ti parlavo di un paio di cose che non possono mancare, è il linguaggio. Perché se tu vuoi interagire, e oggi i media ci permettono di interagire costantemente con i protagonisti, i protagonisti usano un linguaggio che è molto più compreso dai tifosi, dagli appassionati, di quanto credono i media, o quanto i media non vogliono far credere che sia così, perché così possono ritagliarsi uno spazio. Ma qua lo spazio te lo dà il tempo. Nel 2020 non è peccato parlare di fase di transizione, o non è quello che fa la differenza chiamarla contropiede. Ma oggi tutti a 3 anni sanno tutto. Ma devi farti capire attraverso linguaggio, analisi, passione, fidelizzazione con le persone, perché allora sì, hai svolto il tuo compito. Poi c'è, per quanto riguarda la cronaca, un tempo televisivo. Tu puoi essere efficace, anzi meglio essere efficace in 2 interventi o 2 battute che tenere 1 minuto e mezzo la parola e perdere addirittura il corso della giocata, perché allora diventi noioso. Ma e quindi è un'altra cosa che serve, il tempo. Però io dico che davanti a un'analisi corretta, fatta con passione, dentro a una conoscenza e una coscienza dell'attualità, delle volte può essere interessante se parli 5 minuti o noioso se dice 3 cose, se le dice sbagliate. Cioè, ma quello che ancora è più grave è non renderti conto, e questo riconosco che troppi lo dicono ma sempre meno, troppi lo dicono ma sempre meno, che la gente a casa non ti segua, la gente ti segue, la gente se ti crede, e tu devi meritarti le persone, io dico sempre che le persone vanno meritate, e infatti te le meriti come? Non coi consensi facili. Tu non devi cercare il like, devi cercare un senso di giustizia che è dato da tutte quelle cose che ti ho detto prima. La gente ti segue e la gente capisce. Io dico che molte volte l'ascoltatore è più avanti del comunicatore, o questo è quello che voglio pensare e che credo quando parlo. Io non abbasso il mio livello, come parla Giancarlo, d'ossessione, che mi piace, è totalmente sua. Questa definizione mi piace molto, perché ho paura che uno dica
che è quinto, il termine quinto come l'esterno di centrocampo non si può utilizzare perché va usato esterno, ma sono stupidate, tutti conoscono cos'è il quinto. Da noi lo chiamavano tre quarti, in Argentina lo chiamano enganche, l'uomo che gioca dietro le due punte, ma non è quello che fa la differenza. Devi capire il senso del gioco dentro l'analisi, l'analisi che non manca ai Bielsa, ai Guardiola, ai Pochettino, agli Antonio Conte. Ormai sono professionisti talmente evoluti, quelli che fanno gli allenatori, quelli che fanno i ricercatori di mercato, no? Gli scouting, ecco. E quelli che fanno la match analysis, che è lo studio della partita, ok? Che tu non puoi essere indietro nel tempo. Poi devi sapere unire, che è la vera missione. Se tu mi chiedi, Rocco, qual è la tua missione? Qual è il tuo lavoro? Io non ti so dire cosa sono, però ti dico qual è quello che sento. Unire i protagonisti e la gente a casa. Sì, perché ho stato allo stadio a Buenos Aires per questo derby di Boca contro il River e ho parlato con qualcuno e uno spettatore mi ha sentito e mi ha detto: ah, lei è messicano? Dico sì. Ah, mi hanno detto che al Messico è possibile di guardare una gara e i tifosi di due squadre nemici, per esempio Boca e River, possono essere insieme nello stadio. E io pensavo che questa era una idea positiva del nostro pubblico e ho detto sì, noi siamo un pubblico tranquillo, si può vedere la gara con il nemico e sfruttare questa gara senza nessun problema. Io pensavo che questa era come un allegato per la pace mondiale del calcio e mi ha detto questa persona in forma che non posso dimenticare: però voi siete degenerati. Per lui questa storia di essere insieme al tifoso dell'altro equipo era proprio degenerata. Allora, io lascerei diciamo un po' la chiusura a Giancarlo, chiedendo poi alla fine a Juan di raccontarci, di darci alcuni titoli di libri di sul calcio che valgano la pena di essere letti. Saranno quasi tutti, ahimè, sudamericani, direi. Quindi Giancarlo, tiriamo un po' le fila. Il calcio riparte con il senza pubblico, riparte con Mancini allenatore della nazionale e con Guardiola allenatore del Manchester City, e sperando che ottengano i risultati che gli vengono diciamo riconosciuti entrambi. Verso dove stiamo andando in questo mondo, diceva quello. Verso dove stiamo andando? Guarda, intanto ho visto nella libreria di Juan, alle sue spalle c'è un volume, se non ho letto male, di Daniel Defoe, giusto? Va bene? Sì, ecco, vero, ecco, vero. Ecco, ecco, esatto. Stiamo andando verso una feconda solitudine. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, quindi stiamo andando verso un'isola felice che non può essere quella altro che quella del naufragio, cioè della possibilità di essere da solitari, di essere fecondi, perché quando tu, e torno al discorso prima, crei un tuo mondo, crei il tuo mondo come se l'è creato Lele, a dispetto dei santi e dei fanti, come certamente se l'è creato Juan, come me lo sono creato. Quando crei un tuo mondo è lì che sei utile alla collettività, e non quando sei gregario, quando sei parte di un mondo gregario. La tua domanda è troppo vasta e troppo impegnativa, non mi sento in grado di affrontarla proprio perché non mi intendo del mondo che non sia il mio mondo. Se mi chiedi dove sta andando il calcio, io dico che il calcio sta perdendo, ahimè, tutte le sue possibilità di essere raccontato, e non a caso ci attacchiamo noi in Italia a una storia come quella di Ibra, perché la storia di Ibra non è la storia di un calciatore che segna dopo la partita, ma è la storia a cui ci aggrappiamo tutti. Quindi se il calcio perde i suoi allenatori tipo Herrera, speriamo che non perda mai Bielsa, se perde i suoi presidenti che abbiamo raccontato come erano
come erano da noi a Roma Viola, come era Moratti, come erano tanti, come era lo stesso, in qualche modo lo stesso Agnelli da un certo punto di vista. Se perdi i suoi presidenti, perdi i suoi allenatori, perdi i suoi giocatori, ecco che si perde la possibilità del racconto, e da questo punto di vista, dal mio punto di vista, non c'è quindi futuro. Però finché c'è Ibra c'è speranza, e comunque finché c'è una follia disadattata c'è comunque speranza. Allora, la letteratura è la possibilità di fare una bella figura con il linguaggio e di parlare di un modo di fare una gioia anche con la sconfitta. Per me, io ringrazio questa opportunità di parlare del calcio e soprattutto della sconfitta, perché per me è stato un trauma psicologico questa sconfitta con l'Italia molti anni fa, no? Nel mondiale di 1970. Allora, questa è come una terapia di parlare molti anni dopo di questa sconfitta e di parlare di letteratura. Allora, penso che per esempio il libro di Martín Caparrós, Boquita, una biografia della squadra argentina, è un libro meraviglioso per capire il tifo argentino e tutto quello che questa squadra ha fatto. Nella Spagna c'è un libro di Javier Marías, dei Sentimentali sul calcio, che penso è anche un libro meraviglioso. Al Brasile penso che le croniche di Nelson Rodríguez sono formidabili. Lui ha scritto al tempo di Pelé, al tempo di Didi, è stato un vero scrittore della passione calcistica prima che Brasile diventava il campione seriale che poi diventò. E anche penso a Sergio Rodríguez, un romanzo di Sergio Rodríguez che al portoghese si chiama O Dribbling, no? Il dribbling, allo spagnolo il regate, che è la storia del Brasile prima di diventare questa squadra molto trionfale, questa per usare l'espressione di Giancarlo, questo è vincitore seriali, no? E questi libri penso che sono molto molto importanti, interessanti per capire la passione dei tifosi. Grazie mille Juan. Tra l'altro Caparrós è stato anche lui a incontro 3 anni fa, quindi non sapevo che avessi scritto questo libro, che comprerò immediatamente. Io, ragazzi, non so come ringraziarvi. Ringrazio moltissimo Giancarlo Dotto, ringrazio Ciao. Moltissimo Lele. Grazie Rocco, grazie dell'invito. È stato veramente generosissimo, Lele, simpatico e vero. Poi un giorno. Veramente grazie Giancarlo, è stato un privilegio, Juan.